Ogni volta che vedo un video tipo del genere, le migliori skill da imparare per fare euro al mese, rido sempre un pochettino dentro la mia testa perché so che nella maggior parte dei casi sono tutte cavolate. Questo perché, nonostante le skill tecniche, quindi tipo impara a fare le copertine, impara a scrivere meglio col copywriting, impara a fare le grafiche, siano skill davvero importanti che ti aiutano poi ad avere successo, sono tipo il 20% del puzzle perché. Tutto 80% sono skill più filosofiche, più tipo che sono dentro di te, che ti aiutano davvero e che a me mi aiutano davvero ad ottenere tipo, risultati decenti, sufficienti negli ultimi 5 anni e... Eh prima di avere appunto 24 anni io ad oggi. Soprattutto queste skill che sono 7, ora appunto andrò a vedere, mi hanno permesso di arrivare anche a 20, 25, anche di più al mese, a 24 anni quasi 24 ne ho, soprattutto senza avere un diploma. Quindi questo è farti capire che molto spesso uno si fa un lavoro per conto proprio, non c'è bisogno tanto di avere una laurea, cosa già certo ti aiutano, ma quelle di là sono skill tecniche, le altre skill, le altre 6 cose che vedremo appunto qui... No, Qualcosa altro di completamente diverso Cominciamo con le skill tecniche appunto Parliamo di questo fattore perché nonostante appunto all'inizio le abbiamo snobbate Sono ugualmente parte del puzzle diciamo Parte dell'insieme, appunto olistico di una conoscenza olistica Una conoscenza a 360 gradi di tutto Questo perché ho detto altre volte mi sembra dello scorso video o due video fa forse fece questo video appunto dove parlavo dei vari costi di fare uno store di commerce Delle varie risorse che bisogna avere per lanciare uno store e così via molto spesso quando uno lancia uno store di e-commerce comunque noi parliamo di, di e-commerce perché diciamo è quello più familiare con voi diciamo con chi mi segue ma diciamo quando si lancia un progetto uno pensa solamente al budget ah qual è il budget quanto budget ho da poter investire quanti soldi ho da poter investire quindi in realtà c'è altre due risorse anche tre perché la terza è bonus in teoria ma è ugualmente importante che sarebbero oltre appunto al budget il network quindi le persone che tu conosci che ti possono essere d'aiuto anche quella è una risorsa un vantaggio competitivo che tu puoi avere per lavorare meglio in pratica, il network, il tempo che hai a disposizione tu, più tempo hai, automaticamente, più riesci a lavorare quindi, più bravo, più, ovviamente, più risorse hai, una risorsa maggiore alzerebbe il tempo e soprattutto le skill tecniche, cioè, quindi ciò che sai fare. In quel video facevo tipo l'esempio: che se tipo tu non sai fare grafiche, non sai fare eh, tipo video, non sei bravo a fare appunto video, sia a registrarli, sia a editarli. Per esempio, non sai fare grafiche, non sei bravo nella parte creativa. Non ti conviene vendere e eh, fare uno store dove c'è bisogno di tanta parte creativa. Quindi ti conviene lanciare store più semplici, dove tu o non c'è bisogno davvero tipo di fare video, per esempio, o letteralmente puoi prendere qualcosa tipo da altri store e così via. Quindi le skill tecniche, quelle che appunto snobbavano all'inizio, come per esempio design, graphic design, web. Design, quindi sapere sfruttare un sito bello cioè capire appunto che significa fare un sito bello e così via il copywriting il saper vendere sia scrivendo sia parlando pure tipo quando tu fai eh, anche tipo esempio, un video del genere su YouTube o comunque tu quando vendi a una persona in call, quindi vendere in diretto, vendere in modo registrato, fare un video appunto letteralmente, fare un video tipo pubblicità anche quello è saper vendere. Scritto in modo scritto, sia in modo appunto strutturale, diciamo convincere le persone a comprare da te. Eh, il video editing, quindi montare video, tutte queste skill tecniche che fanno parte appunto dell'insieme del fare e-commerce, lanciare cioè un progetto, tu più ne hai, più semplici ti viene, perché se tu non sai fare per esempio i video, se non li fai tu devi sempre pagare qualcun altro, e pagare qualcun altro ti rallenta, eh, sia a livello di tempo sia anche a livello di soldi, perché devi avere più budget e così via, quindi in genere tu più cose sai fare, più bravo sai a fare qualcosa in, in genere più ti viene facile fare un progetto, non un progetto. specialmente quando si fa i commerce, -commerce fare uno store di e commerce richiede tante, richiede tante skill tecniche tipo le, le richiede quasi tutte perché appunto ogni settore ogni passaggio diciamo ha qualcosa tipo una skill che devi in cui devi essere molto bravo e molto spesso i principianti che non sanno fare praticamente nulla in questo mondo sanno fare solamente per esempio le azze non sanno fare lo store non sanno fare le grafiche non sanno fare i video essendo che hanno un solo tassello in questo insieme olistico praticamente tipo non, non, hanno difficoltà e non hanno successo appunto perché non hanno tipo la conoscenza solamente al 10% e così via. Quindi la prima skill in teoria sarebbe appunto imparare più skill tecniche possibili. Devi diventare bravo, non devi diventare il più bravo di tutti, ma devi diventare sufficientemente bravo perché questo ti aiuta a essere sufficientemente bravo a capire se hai fatto un buon lavoro o un lavoro pessimo praticamente e al valutare semmai il lavoro degli altri perché se tu non sai fare nulla eh, se per esempio faccio un video per te sono un freelancer e ti faccio dei video tu non riesci a capire se il video che ho fatto io il lavoro che ho svolto io è un lavoro buono da appunto che vale quei soldi oppure no quindi sapere diciamo avere le basi di qualcosa ti aiuta anche a muoverti meglio a capire appunto cosa chiedere a un freelancer un eventuale freelancer a capire soprattutto se il lavoro che tu hai davanti è un lavoro bello oppure da, da rifare praticamente per imparare queste skill ci sono diciamo, mille corsi che per prendere ti consiglio sempre di prendere corsi più specifici se possibile per esempio non comprare tipo un corso in cui ti spiega tutto quello tutte queste skill piuttosto comprare tipo un corso specifico al graphic design per esempio ci sono mille corsi anche più per esempio gratis su youtube specialmente in inglese che ti insegnano le basi del graphic design quindi tipo usare photoshop illustrator e così via e specie dopo che tu conosci, diciamo, sai come muoverti le fondamenta, devi specializzarti ancora di più, tipo graphic design per pubblicità, graphic design per fotoprodotto, tipo e-commerce e così via, graphic design per copertine. Quindi specializzati dopo che conosci le fondamenta, quello che devi fare in poche parole è specializzarti ancora di più entrare in una sottonicchia finché non diventi bravo in quello che davvero ti serve adesso che appunto le skill tecniche le sai in pratica tutte pure passiamo a quelle più importanti cioè le skill filosofiche teoriche la seconda skill infatti è l'arte del saper organizzare i passaggi e saper riuscire a lanciare un progetto da zero cioè ogni cosa che noi vogliamo fare è un progetto cioè tu letteralmente puoi avere 20 anni 30 anni 40 anni Sette anni, perché c'è, pure quelli che fanno tipo dropshipping a dieci anni, penso, ci sono, non lo so, 60 anni, quanti anni hai vuoi, ognuno di noi sta lavorando sempre a un progetto, cioè non lavorare a un progetto significa anche tipo, per esempio, eh, mettere da parte dei soldi per comprarti una moto, per esempio, anche quello è un progetto, è qualcosa che tu, un obiettivo che, che tu appunto miri a raggiungere. Il sapere portare un progetto a termine, quindi mettersi obiettivi, mettersi davanti ai sistemi, cioè ogni giorno devo fare questo, questo, questo e questo, è qualcosa, una skill utilissima nella vita praticamente ovviamente con progetto noi teniamo progetti più seri per esempio io letteralmente in questo momento sto lanciando un'area membri ho fatto il teaser l'altro giorno ho fatto uscire il teaser quindi sarebbe un'area membri dove appunto c'è tanta organizzazione quindi devo mettermi davanti ok il risultato finale voglio che sia questo che devo fare devo fare il sito quindi dove c'è il sito in quali passaggi devo fare per fare il sito il sito come deve essere deve essere quante pagine deve essere poi per fare ogni pagina cosa devo fare le grafiche il copy la struttura cosa viene prima? prima viene la struttura quindi come devo posizionare i vari layout del sito, poi devo fare il copy, faccio il copy, poi faccio i colori, quindi che colori devo dare a questo brand e così via. Poi che devo fare? Devo fare i contenuti che devo mettere ai membri, poi che mi serve? Devo fare i pagamenti, devo gestire i pagamenti, come prendere i pagamenti, che piattaforma utilizzare e così via. Quindi saper portare, saper prima tutto non portare a termine, saper prima ideare un progetto, capire quali passaggi fare questi sono i passaggi uno dopo l'altro è la cosa più difficile da fare secondo me e questo è il motivo per cui molte persone si perdono questo è il motivo per cui io faccio le mentorship eh, c'è il link in descrizione se volete farle quindi le mentorship è appunto questo risolve questo problema è vero che tu non sai super giù ipoteticamente sai quello che dovresti fare però non sai i passaggi uno dopo l'altro per organizzarti ma portare un, po un progetto a termine perché il lavoro è quello cioè noi quando pure facciamo le mentorship questo l'ho capito io facendo anche le mentorship con i clienti tu ogni giorno praticamente noi mettiamo delle task che tu praticamente devi fare e Ogni giorno fai quelle due o tre cose, e magicamente dopo un due mesi hai un progetto finito. In il caso, appunto, uno store di e commerce e via dicendo. Quindi, il, saper, sa, il sapere cosa fare e poi farle tutti i giorni, significa appunto che tu riesci a portare qualsiasi progetto a termine. Ed è la cosa più bella di tutti, perché tu, letteralmente, io tre mesi fa non avevo niente, avevo solamente un'idea. Oggi, dopo tre mesi, ho comunque un progetto quasi finito con il teaser fatto. A momento esce il trailer, tutte queste cose fatte. Appunto, che a poco a poco tu lo lanci ed è davvero pubblico per tu Qua il problema principale che mi sono accorto è che molte persone all'inizio pensano eh, di non avere co abbastanza conoscenza. Cioè, nel senso che, tipo, tu vogliono partire solamente se hanno il 100% della conoscenza. In realtà non è così. Tu non, non puoi avere mai il 100% della conoscenza, devi buttarti anche se non sai cosa potrebbe accadere o se non sai ancora fare alcune cose. Questo perché ti butti e la maggior parte delle, delle cose tecniche, poi le impari facendo, ovviamente. Poi anche, tipo il piano sempre scritto a matita poi cancellate quello che è scritto e rifare diciamo le cose da capo un errore che non dovresti mai fare è guardare tipo e pensare tipo allo step numero 70 quando ancora sei allo step numero 0 cioè se voglio lanciare uno store di e-commerce non devo pensare già per esempio alle ads cioè, pensare alle ads no ai video poi come li faccio tutte queste cioè, per carità bisogna metterci un occhio perché appunto là quando si valuta, quando si valuta un, un progetto bisogna capire appunto se è fattibile oppure no quanti soldi ci vogliono quello sì però non devi pensare tipo a. Ah, Ah, se non so fare quello ora non, non inizio, cioè, nel senso, devi iniziare con lo step numero uno che sarebbe appunto trovare un prodotto. Molte persone, appunto, pensano alla parità IVA già. Già, questa se l'ho detta: la parità IVA, le ads non so fare le ads chi me le fa con le ads quando ancora non hanno fatto, ne, non sanno nemmeno che prodotto vendere. cioè, prima scegli il prodotto, fai ricerca prodotto, poi su quello, fai lo step numero uno, quindi farti quindi, tipo, un tipo, un'idea di lista, una lista con 30-40 idee di prodotti che vorresti vendere. Qual è lo, il, il, lo step numero uno? Step numero due, qual è? Scegliere i prodotti, valutare, appunto, fare i cerchi di mercato per ogni prodotto e così via. Cioè Proprio letteralmente a step, tu devi pensare allo step numero uno, allo step successivo rispetto a quello in cui tu sei al momento. Se fai ciò, prima di tutto hai meno stress. Perché se tu pensi allo step numero 60 e tipo sei il numero 1, tipo diciamo, ah, no cazzo devo fare ancora tipo 59 step, un sacco di lavoro e così via. Se tu pensi allo step sempre successivo non vedi quello che c'è oltre, ti molto più semplice lavorare, tipo lavori anche se tipo stress free praticamente. La skill numero 3 è l'arte del concentrarsi. Qua ugualmente tipo ci sono persone che sono totalmente perse perché... Hanno bisogno davvero di qualcuno che le segue perché non sanno, riescono a lavorare letteralmente tipo anche tipo mezz'oretta senza toccare il telefono. Questa è una cosa importantissima quando si lavora perché. La maggior parte dei casi o lavori tu già appunto al lavoro e quindi tipo lanciare un progetto ci puoi lavorare solamente qualche ora spiccia tipo dopo pranzo, dopo cena e così via. Letteralmente tipo tu hai tanto tempo non lo sai sfruttare. Cioè, tipo hai otto ore al giorno perché tipo sei libero, letteralmente non lavori o studi per esempio quindi comunque fai finta di studiare. Tipo, riesci comunque a lavorare anche tipo 6-8 ore al giorno, però in quelle ore concludi pochissimo perché non ti concentri. C'è un termine tecnico, poi ci farò un video riguardo che si chiama deep work, quindi sarebbe tipo il lavoro concentrato, ti bastano anche Tipo 2 ore di deep work, quindi quando tu lavori in cui tu ti concentri letteralmente in quello che stai facendo e non tocchi nient'altro, di deep work al giorno e tu tipo fai progressi inimmaginabili. Questo perché letteralmente tu ogni giorno, a prescindere che lavori, fai una mentorship oppure non fai una mentorship, devi metterti letteralmente alle cose da fare ogni giorno, cioè non puoi fare le cose a mente, è impossibile. Poi ci farò un video a riguardo in cui spiego queste cose, come mi organizzo da solo il mio lavoro. Cioè, tu letteralmente ogni giorno di fare tipo una to-do list delle cose da fare, ti metti tre task. Per ordine di importanza quindi la prima è la più importante la seconda è la, più, import la seconda è più importante la terza è più importante e il tuo obiettivo è in quelle 3 2 4 6, 8 10 ore di deep work completare quelle task tu non, non puoi fare nient'altro non toccare tiktok non toccare tipo palestra non fare nulla finché non finisci con le task praticamente. ovviamente qua c'è tipo da parlare tipo alla, quando tutti parlano di dopamina tipo detox di dopamina tutte queste cose del genere appunto per questo perché se tu alleni la tua mente e abitui la tua mente a Tipo a stare sempre su TikTok, ad avere tipo sempre piacere, tipo quindi serie TV, giochi e così via, la tua mente si abitua a degli standard. E non appena tipo tu devi fare delle cose noiose, come tipo rispondere a delle email, oppure leggere tu il libro, e dici, questa cosa è troppo noiosa, praticamente. E quindi quando si fa tipo il dopamine detox, detox, praticamente come lo, chiamare, lo chiamate. Tu non fai più nulla di questo, quindi tipo non guardi serie TV, non guardi film, niente. Proprio la tua mente tipo la prosciughi tutti i piaceri. E quindi quando tu leggi un libro o lavori il piacere stesso diventa quello cioè diventa un piacere leggere un libro perché tipo tu stai a zero è come se ti annoiassi quindi la noia tipo devi scoprire la noia e tutte queste cose del genere tipo sono mille video su YouTube per guardare la skill numero 4 è l'arte dell'arrangiarsi l'arrangiarsi con quello che si ha qua ci farò un altro video a riguardo dico sempre questa cosa perché è vera c'è un concetto tipo in inglese si, chiama, si dice high agency tipo high agency sarebbe tipo qualcosa in italiano non c'è una traduzione ho cercato sempre di tradurlo ma non c'è sarebbe appunto tipo l'arte di chi si sa arrangiare con ciò che ha e questa è una cosa molto importante. È, tipo è proprio delle persone che sono alte, in high agency si dice, tipo in inglese. Che appunto sono persone che in genere, tipo, sono molto aperte di mente, sono molto. E mal, malleabili appunto questa è la cosa più importante tipo l'altra volta vedevo eh, seguo riccardo zanetti penso che conoscete chi sia appunto un, uno youtuber quasi molto famoso con 4, più di 400.000 iscritti comunque per chi non lo sapesse penso tutti lo conoscete riccardo zanetti ormai quindi riccardo zanetti è tipo una persona tipo high agency si dice quindi se voi tipo ci fate caso lui ogni mese tipo cambia casa per esempio cambia città un giorno a dubai poi prende la casa un, giorno, un mese dopo dice ho trovato la casa un giorno ho preso l'affitto tipo l'ultimo video che ha fatto praticamente quindi quella è una persona high agency. Significa che è tipo una persona che non si arrende mai, cioè con quello che si ha, con quello che ha, si arrange molto bene, è disposto a cambiare la sua vita drasticamente, tipo da un giorno all'altro, è molto malleabile, cioè non è tipo un, un pezzo fisso che non si può muovere, tipo, è sempre tipo, stabile in un posto e così via. Quella è una persona high agency, c'è cioè una delle caratteristiche che poi appunto vi spiegherò meglio per far capire appunto questi tratti. Questo è un tratto importantissimo, perché tu, letteralmente, all'inizio non puoi avere tutto. Io voglio fare, per esempio: mi è arrivata questa fotocamera. Quindi, il primo video faccio questa fotocamera, un applauso, ecco così. Quindi. All'inizio non ce l'avevo questa fotocamera, avevo una fotocamera più brutta e all'inizio ancora non ne avevo nemmeno quella fotocamera, quindi facevo i video letteralmente. Primo, I miei primi tipo 10 video che mi hanno fatto un botto di views all'inizio erano dei corsi che io facevo letteralmente con, tipo registrando il computer, lo schermo del computer senza faccia, con un microfono, quelli che si attaccano. Che mi era costato 20 euro. Lo facevo con l'eco, non avevo uno studio, non avevo nemmeno una scrivania. Ero molto tipo così, tipo, dove, dove mi capitava a lavorare. Non avevo le luci, non avevo il microfono, non avevo una fotocamera, non avevo niente. E quindi però l'importante è arrangiarsi con quello che si ha, perché se tu aspetti un anno per fare video su YouTube, per avere tipo la fotocamera, tipo quella che costa 10.000 euro e così via, io comincio oggi, io dopo un anno già tipo ho fatto 10.000 iscritti, tu invece di ancora devi cominciare. E nella maggior parte dei casi, in questi lavori, specialmente lavori online, questi lavori comunque molto creativi, e-commerce, creazione di contenuti, copywriting, montaggio video, tutto quello che volete praticamente, quello che conta davvero è tipo l'esperienza, cioè saper fare, inizia con quello che hai, a poco a poco diventi migliore, quello che conta appunto è l'esperienza. Questo ragazzi, è dove ragazzi davvero tipo tutto quello che conta. Quindi, a posto di aspettare tipo, ah no, mi serve il computer migliore oppure mi serve la fotocamera. Oppure no, da un po' iniziare se tipo non ho ehm, 10.000. messi da parte Inizia con ciò che ne hai 2.000. Fai uno store che ti ricavi 2.000 euro. Eh, hai tipo, per esempio, quel computer. Inizia facendo quel computer. Cioè, che cosa puoi fare? Non, hai un computer che non ti regge, final cut, quindi è un, un coso per fare video potenti. Allora, usa CapCut che è meno potente, ma diciamo, è meno pesante come applicazione. Letteralmente, devi arrangiarti con quello che hai perché se no devi levarti questa abitudine tipo di procrastinare tipo ah no poi lo faccio poi lo faccio per quando sarà poi lo farò, lo farò quando sa sarò migliore e così via il fatto che non si è mai arrivati tipo, a un certo punto quindi devi iniziare prima o poi se tu inizi poco a poco poi diventi sempre migliore la skill numero 5 questa è importantissima è l'arte es per parlare bene io all'inizio ancora oggi tipo ho difficoltà a parlare molto spesso mi impappino voi che poi tipo ci sono tutti i tagli nei video che faccio io quindi voi non sapete tipo le, le gaffe che faccio io durante i video quando registro questi video c'è una volte in cui parlo mai, c'è volte in cui parlo, mai, parlo un pochettino, non mi so spiegare, tipo mi pappino e così via. All'inizio della mia carriera da youtuber eh, non sapevo parlare, proprio letteralmente l'ho negato sudavo, tipo mi, 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 facevo una puzza quando finivo i video, video incredibili, perché sudavo mi sudavo la scella incredibile. Potete vederlo per farvi quattro risate. Eh, quindi, tipo, i, i primi video che ho fatto su YouTube, per farvi appunto grasse risate, non sapevo parlare avevo difficoltà. Perché diciamo, non avevo mai. Non mi ero mai sforzato di parlare meglio e di spiegare i concetti che avevo in testa. Perché mi dicevo tutte, dicevo tutte cose nella mia testa. E se voi ci parlate bene di la skill numero uno in assoluto. Perché il farvi capire il, il, il trasmettere quello che avete in testa in modo chiaro, conciso e con carisma soprattutto vi aiuta tantissimo nella vita. Quando vendete,. Fai una call, una consulenza, per esempio, con dei possibili clienti o con un datore di lavoro, perché anche quello è tipo un cliente, paradossalmente. In quel caso, è tipo tu sei carismatico, sei parlato, ti presenti bene, non sei di tutto requisito timido, magari, diciamo non, non, non parli bene tipo sottovoce e così via. Non ti fai capire ed è tutta un'altra cosa. Ci sta, per esempio, che alcune persone di personalità sono molto più timide da questo punto di vista, però non è una scusa. Io pure di personalità sono di mio, per esempio, ero sono sempre stato un pochettino più chiuso. però, poco a poco questa cosa tipo te la levi perché ti eserciti oggi, ti eserciti domani, arrivi a un punto dopo 3-4 anni di fare YouTube per esempio in questo caso che non è difficoltà a parlare davanti a una fotocamera una cosa normalissima cioè all'inizio è normale tipo che tu non sai parlare tipo sei meccanico ah, mi, mi vergogno tipo non so cosa devo fare perché sto parlando un pezzo di plastica io è del vetro praticamente però poi col tempo ti abitui diventa una cosa normalissima parlare attraverso uno schermo anche tipo letteralmente tipo se tu incontri una persona presentarti e parlare nel modo giusto questo perché se ci fate caso nella maggior parte dei casi tutti il, le persone di successo atleti imprenditori eh, chi fa attori quando fanno interviste parlano tutte in modo fenomenale cioè letteralmente tipo tutti tutti i personaggi tutte le interviste podcast di persone di successo sono persone che in genere parlano anche tipo proprio, levando tipo ignorantoni, però comunque sono persone che, lavoro, che parlano e sanno esprimersi abbastanza bene specialmente tipo le persone che hanno di un certo calibro praticamente proprio, esprimono i concetti che hanno in mente in modo lineare, chiaro, e soprattutto parlo, hanno un, una dialettica molto ampia praticamente, questa è una cosa molto importante, o almeno hanno tipo, letteralmente personalità, cioè hanno carisma. L'altra volta eh, mi sono visto il podcast quello di Gurulandia con Donato, di, quello di Molli Cosenza, che lui poverino appunto, magari tipo, cioè, non so, tipo la quinta elementare, media molto spesso lo prendevano in giro nei commenti, i commenti che lo prendevano in giro perché non sapeva mettere quei congiuntivi e così via, tipo ovviamente non aveva una dialettica e così via. Ampia. Però aveva quello che lui ha e che lo aiuta tantissimo è la carisma. Cioè, molto carismatico, è personalità. A, non, a carattere, nel senso che tipo è una, una figura che tipo ugualmente lo ascolti. Perché, tipo, è qualcuno che ti fa divertire. È un po' come i comici, praticamente. Quindi, questa è una cosa molto importante. Molto spesso anche qui su YouTube, le persone, tipo, tu le segui non tanto per i video che fanno, ma per le personalità. Cioè, se tu. Eh, se a te piace il modo in cui parlo io, il modo in cui esprimi i concetti, il modo in cui la penso, tu mi segui per questo, non mi segui per qualcos'altro. Schiele numero 6, l'arte di avere l'occhio da imprenditore, questa è una cosa molto importante. Quando si fa impresa, praticamente si entra in questo mondo, che tu sia un libro professionista, un freelancer, comunque tipo qualsiasi figura che tipo lavora per conto proprio, è importante appunto avere l'occhio di un imprenditore. Questo tipo lo spiego io quando faccio tipo lamento, c'è cioè, comunque qui su YouTube. Eh, nell'evidenziare tipo nel trovare e scovare prodotti vincenti. Questo perché tu, quando vedi un prodotto, letteralmente questo è un prodotto, un'idea di prodotto, un concetto, cioè, qualcosa che vorresti vendere, devi cercare di immaginarti quello che potrebbe diventare. Quindi, tipo per esempio, anche, tipo, da qui a dieci anni cosa potresti. Fare, tipo lo storia come potrebbe diventare e così via. Questo è importante perché avere l'occhio di imprenditore è, è quello che è ciò che ti aiuta, diciamo, nel vedere, io vedo. Io, io questo di qua non vedo tipo una tavoletta di metallo, vedo un prodotto, vedo un'azienda, tipo vedo qualcosa che fa soldi praticamente. Quindi analizzi tipo tutto in modo molto più imprenditoriale cioè talmente vai di. Non so, vado a mare trovo tipo uno che ha un, un gonfiabile tipo fighissimo, dico ah, posso venderlo in dropshipping con uno store, tipo le pubblicità le posso fare in questo modo, mentre vado a mare tutti così poi mi invidiano e comprano questo, prodotto e così, via". Cioè, cioè già penso tipo per esempio a come potrebbero essere le pubblicità per esempio, a cosa posso scrivere tipo nei sottotitoli, questa è una cosa molto importante perché è una cosa che si sviluppa col tempo, perché all'inizio, a posto tipo di pensare di metterti là, cosa posso fare, cosa posso fare? Cosa posso fare? Tipo diventa naturale. Cioè, molto spesso tipo le idee, ormai tipo di storia che voglio fare io, di aziende che voglio lanciare, mi vengono in modo naturale. Cioè nel senso appunto io vivo la mia vita, analizzo ciò che appunto mi succede. Tipo, guarda, c'è un, un, un buco di mercato qui, posso fare impresa qua e così via dicendo. E infine l'ultima skill è L'arte saper cambiare idea. E c'è un libro appunto che parla: tipo Ego, Ego, is your enemy. Quindi Lego il tuo nemico, per esempio, di Ryan Holiday, che appunto parla del fatto. Che tipo, tu devi essere nella vita di essere in grado di cambiare idea senza alcun problema. Cioè, per esempio, se io ho cambiato tantissime volte idea, tipo, prima pensavo, ah sì, questo è giusto, perché è fatto così, è giusto così, è giusto così e così via. E poi, dopo tipo un anno, mi accorgo che, appunto, era completamente sbagliato quello che pensavo. Molto spesso le persone si. Concentro e si fissano su un'ideologia, un modo di fare le cose, un modo di ragionare, che è deleterio per loro. Però tipo appunto non se ne accorgono e stanno per sempre con quella mentalità. Quando in realtà la cosa più importante è essere, come dicevamo poco fa, malleabili. Cioè nel senso che se io penso per esempio, tutti quelli per esempio dicono ah oh, Dubai è una merda, Dubai non ci andare mai e così via. Magari tipo poi ci vanno, oppure tipo escono fuori dall'Italia, si rendono conto che nella situazione è la migliore scelta. Dicono: e Poi magari tu hai letteralmente la capacità di cambiare idea e dire guarda, forse tu vai mi sbagliavo. E magari non lo fai perché proprio per ego dici no, non posso cambiare idea. Tipo, davvero questo devo pensarla per sempre così. Invece, devi sempre adattarti tipo alla realtà dei fatti, devi pensare davvero: tipo, i fatti quali sono: tipo, oggettivamente sto sbagliando, poi ho ragione. Questo molto spesso le persone non lo fanno, e tipo ti, ti sbagli, Tu proprio letteralmente è una cosa che ti, la, la, ti, ti scavi la fossa da solo, perché il tuo ego ad tua arroganza ti distrugge. Perché appunto non riesci cambierete essere flessibili alla vita la vita deve essere sempre flessibile cioè se tu cambierete a puoi farlo perché appunto tipo non devi essere legato a nessuna ideologia precisa e così via è come tipo dire io per esempio esempio dire tutti quelli che dicono eh, l'e-commerce è il business è più importante davanti ai fatti per esempio davanti a un fatto che magari non so ci può essere un business migliore dicono no l'e-commerce è così l'e-commerce è così è migliore e migliore e migliore quindi in realtà magari tipo, davanti a alcuni fatti davanti a alcuni dati è possibile che appunto l'e-commerce non sia il business migliore e così via ci sta perché eventualmente non c'è tipo una verità assoluta quindi molto spesso la tua verità non coincide con la verità attuale uno si dice la verità nella propria testa uno in realtà tipo la verità attuale oggettiva è un'altra praticamente quindi squadra video un pochettino più lungo del al solito per farvi capire appunto queste sette skill che non sono le classiche skill le classiche skill le sapete quali sono appunto c'è il copywriting ve l'ho detto appunto all'inizio di quelle imparate il più possibile perché sono ugualmente importanti, poi nella pratica, diciamo, nell'esecuzione sono quelle che contano, però le altre, questo ci deve fare questo video un pochettino diverso, un po' più unico, per farvi identificare queste skill, diciamo, più filosofiche, sono quelle nella, che nella maggior parte dei casi poi ti aiutano e fanno tipo l'80% del lavoro. Molto spesso quando tipo le persone dicono, ah sì, le skill tecniche sono importantissime e sono quelle che mi hanno fatto vedere successe perché tutto il resto, quindi le altre 6 schede di cui vi ho parlato, già erano tipo messe al posto giusto, quindi tipo, loro erano già bravi con queste tipo, capacità più teoriche, e che ovviamente non ci penso. Mi raccomando, in descrizione c'è tutti i link per i percorsi di Mentor, c'è appunto e i prodotti digitali, e le lezioni avanzate, che cosa c'è poi? Il mio corso è di CD commerce di 17-18 diciamo, ore, con 109 lezioni che potete guardarvi subito, e quindi in pratica la newsletter che esce ogni martedì, in teoria e basta metti mi piace, fammi sapere cosa ne pensi sotto il video e noi ci becchiamo al prossimo video, adios